Marzo 2019 abbiamo giocato Italia-Francia all'Olimpico. Sono passati 3 anni e ora giochiamo a Parigi domenica e le emozioni sono uguali. È come se provassi le stesse emozioni quando ho esordì. Sono super carico e emozionato e non vedo l'ora che il del fischio inizio. Sono molto positivo, e il gruppo è molto contento, stiamo creando un'identità di squadra, di rispetto, di credibilità. Penso che è un gruppo molto giovane, molto carico, che ha voglia di fare cose nuove e proveremo già subito domenica a metterle in campo. Personalmente a me carica tantissimo avere il pubblico agli spalti, è una carica in più che ci può dare. Quando vinciamo le piccole battaglie e sentiamo il casino, è solo una carica che ti può dare in più. Comunque in quel momento sono così focalizzato che attorno a me ci sono solo i miei compagni di squadra e il mio diretto avversario. Quindi la concentrazione va solo esclusivamente là, in quella direzione. Ci sono due esordienti e altri due potenziali esordienti. Quello che mi sento di dire a loro e quello che gli dirò è di fare le cose semplici, di non fare cose troppo complicate, speciali, stare sulla semplicità, fare le cose fatte bene, perché se sono qua, se Kina li ha scelti è perché hanno tutti delle doti. Quindi devono solo esclusivamente divertirsi e giocare a rugby. Andremo a affrontare una delle squadre al momento più forti del mondo. Hanno appena battuto la Nuova Zelanda, hanno avuto dei bei risultati con i test di novembre. Esordiscono nel loro stadio, quindi saranno carichi a mille come noi. Noi, indipendentemente dall'avversario che andremo a affrontare, penseremo a fare quello che dobbiamo fare noi. Saremo focalizzati sul nostro sistema, le nostre strutture. Noi cercheremo di portare cose nuove e avere il coraggio di competere e vincere delle partite di questo livello.